Le rimproveri che viene fatto spesso a Draghi, no? di non essere sufficientemente in empatia con il paese. Ma guardi, come dire, Draghi è stato presentato come un governo senza formula politica precisa. Così disse il presidente Mattarella. È stato presentato come una sorta di re taumaturgo, celebrato come tale, che avrebbe risolto tutti i problemi che la cattiva politica non riusciva a risolvere. Era un'illusione e si vede che è durata molto poco, perché di fatto non ci sono soluzioni miracolistiche. L'idea del commissariamento, dell'estraneo, dell'alieno, del padre nobile, del nonno della patria che mette a tacere gli scolaretti, e così ci è stata raccontata, non regge. Come dire, è stata una versione di comodo per cui arrivava l'uomo della provvidenza di turno, sempre in Italia c'è sempre uno che risolve i problemi. La realtà è più complessa e qui secondo me il punto fondamentale è essersi illusi di poter fare a meno di un confronto e di un conflitto politico e rivolgersi a un mago. Allora, non funziona così. E questo è il problema, ma la storia non è finita. Non è certo finita qui, no? Questo è un ragionamento che potrebbe valere se oggi stessimo in piena crisi di governo. Non è così. Il problema è che sì, Draghi può rivolgersi al paese in maniera più ampia e più articolata. Bisogna però vedere se il paese, se l'Italia, l'Italia delle corporazioni, l'Italia degli uni contro gli altri, della difesa dei vari interessi precostituiti, vuole ascoltarlo. Io ho dei dubbi, perché se l'Italia fu... Finora ha seguito alla grande. Alla grande. Certo, però adesso vengono i dolori, perché per ognuno dei partiti le riforme che vanno fatte vengono a toccare dei punti dolenti. Certo. E quindi Lucio Caracciolo,